In questa puntata, Renault Zoe, l'elettrica è pronta a uscire dalla città. Ecco la nostra esperienza alla guida dell'ultima generazione della compatta a zero emissioni, in grado di scappare dalla città. Subaru Snow Experience, su neve e ghiaccio con la gamma Subaru. Un'esperienza che dice molto sulla qualità delle vetture delle Play. Kia Picanto. La piccola coreana si rinnova all'insegna della tecnologia e per la prima volta c'è anche la piccante GT Line. Rallycross. Peugeot punta al titolo 2017 schierando anche quest'anno il 9 volte campione del mondo rally Sébastien Loeb. E a seguire, le news di Autolink. La mobilità elettrica oggi è assolutamente una soluzione vincente per gli spostamenti urbani e questo ormai il pubblico l'ha capito, l'autonomia è sufficiente per fare il tradizionale casa ufficio, ma oggi la mobilità elettrica si è evoluta e la macchina di cui vi parliamo oggi è uno degli esempi dei passi avanti che ha fatto la ricerca delle case automobilistiche. Infatti la nuova Zoe garantisce un'autonomia fino a 400 km e questo permette alla vettura di uscire dai confini della città e a livello di prestazioni intrinseche di poter sostituire veramente una prima auto di famiglia. Certo, permangono in Italia alcuni problemi che frenano la diffusione, come il numero delle colonnine, che sebbene siano in aumento sono comunque un decimo ad esempio di quelle che sono in Francia. Non ci sono incentivi all'acquisto come invece ci sono in altri paesi, ma quello che vogliamo dimostrare è che le auto ci sono, la tecnologia c'è e sono pronte veramente per sostituire le auto a combustione tradizionale. La macchina ha ricaricato da una colonnina pubblica, adesso stacchiamo la batteria e siamo pronti per il tragitto che ci porterà in ufficio, come ci si aspetta che siano utilizzate le auto elettriche. Ma poi nel corso della giornata andremo alla scoperta di quello che questa Zoe da 400 km di autonomia può offrire. Partiamo nel silenzio più assoluto e con tutto il piacere di guida che la motorizzazione elettrica assicura. Infatti le riprese sono fulminee perché tutta la coppia, che in questo caso è di 225 Nm, è disponibile già da zero. Quindi in città è veramente piacevole da guidare. Un altro dei vantaggi che c'è a muoversi in elettrica è che, oltre a poter accedere ai centri cittadini, si può parcheggiare sulle strisce blu senza pagare e per chi utilizza la macchina per andare al lavoro, se si contano le ore che si stanno in ufficio, è un altro gran risparmio che garantisce una scelta di questo tipo. Finito la giornata lavorativa, non abbiamo pagato niente di parcheggio e con un'elettrica tradizionale avremo autonomia sufficiente solo per tornare a casa e ricaricarla. In realtà Zoe permette molto di più.
alla nuova Renault Zoe, quindi con i suoi 400 km di autonomia dichiarati, che poi ne abbiamo verificato nell'uso reale, comunque sono i 300 km sono assolutamente alla portata con una guida normale. La città va stretta, un'elettrica che permette veramente di farci un pensiero come auto di famiglia, il weekend è a portata di mano. Motore boxer su tutta la gamma e trazione integrale permanente AVD declinata in modo diverso a seconda della tipologia di vettura. Dalla rallistica ST alla SUV Forester, con doti di motricità e capacità fuoristradistiche impensabili, fino alla coupé BRZ a trazione posteriore, che rappresenta l'eccezione che conferma la regola. Sei modelli da guidare in sicurezza su qualsiasi fondo, ma è sulla neve che tirano fuori gli artigli e soprattutto regalano tanto tanto divertimento. Un anno di successi per Subaru a livello mondiale, globale, ma anche europeo e soprattutto italiano, con un record di vendita nel 2016 e un habitat estremo adesso per mettere alla prova tutta la gamma Subaru. Quali sono i segreti per venire fuori da questi impicci? Ma segreti non ce ne sono, più che segreti li definirei quali sono le particolarità del prodotto per riuscire in qualche modo appunto, come dici tu, a disimpegnarsi da una situazione abbastanza complicata come quella che è oggi. Per carità, giornata meravigliosa, però condizioni, come vedete, neve come piovesse, come si suol dire, quindi di conseguenza le nostre vetture, se vogliamo, sono nel loro habitat naturale. Noi siamo noti per la trazione integrale, trazione integrale che non si ferma mai, trazione integrale che ti porta in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione, dovunque, ovunque, e quindi di conseguenza ecco il motivo per cui abbiamo voluto venire in questa condizione per mettere alla prova le nostre vetture. Tutta la gamma, perché noi ribadiamo il concetto che noi siamo produttori di vetture simmetriche all wheel drive e soprattutto motore boxer, quindi baricentro assolutamente basso per un maggiore handling della vettura e, come dicevo, trazione integrale per ribadire quello che è il concetto di una vettura che va dovunque senza problemi, ma soprattutto ribadire ancora una volta il concetto di sicurezza legato alla trazione integrale, perché il più delle volte si pensa sì, mi compro trazione integrale perché vado in montagna così non mi ferma nessuno e vado dovunque, ma non è questo quello che vogliamo trasmettere noi con la nostra trazione integrale, ma vogliamo soprattutto ribadire il concetto che la trazione integrale significa anche e soprattutto sicurezza che appunto deriva da quattro ruote sempre in presa e che possono venire in aiuto anche quando meno ce lo si aspetta. Sicurezza vuol dire anche sicurezza preventiva, in questo senso dopo 28 anni di sviluppo, ormai da 8 anni è in produzione il sistema EyeSight. Che valore aggiunto dà questo sistema? Ma come hai detto giustamente tu, 28 anni di sviluppo di questo sistema a telecamera stereo, un sistema che va un po' in una direzione diversa rispetto agli altri costruttori, però i nostri tecnici hanno individuato questo come il migliore attualmente per poter prevenire quelle che sono eventuali crash. È il sistema EyeSight che, tra l'altro, i dati parlano chiaro, ha avuto un enorme successo a livello globale in quanto ne sono state vendute 1 milione di macchine con questo sistema, e che ribadiamo a livello nazionale noi proponiamo il modello Outback e l'Evorg con questo sistema, ma in futuro arriveranno anche gli altri modelli. È un sistema di prevenzione appunto dove all'interno del pacchetto EyeSight ci sono vari sistemi collegati appunto per venire in aiuto a supporto di quello che potrebbe essere l'utilizzo da parte dell'utente normale in condizioni appunto le condizioni più varie. EyeSight ci crediamo molto perché se vogliamo toccare quello che è il valore della sicurezza a noi molto caro, partendo dalla sicurezza base che è appunto legata al discorso di trazione integrale e motore boxer, poi lo sviluppiamo in quattro settori completamente diversi che sono appunto la base, la passiva, l'attiva e la sicurezza preventiva. Ecco, nella sicurezza preventiva negli ultimi anni appunto con EyeSight abbiamo visto che
casa madre si è concentrata in maniera molto ma molto approfondita, e naturalmente lo sviluppo dell'Eyesight verrà fatto naturalmente anche in futuro per poter dare alle persone, agli utilizzatori, macchine sempre più sicure. Quindi sicurezza, versatilità, anche durata dei prodotti e soprattutto sviluppo di nuovi prodotti. Cosa ci dobbiamo aspettare da qua al 2020? Da qua al 2020 Casamadre ha dichiarato che ogni anno ci dovremo aspettare un prodotto completamente nuovo. A dire la verità, in America nel 2018 avranno due prodotti completamente nuovi, perché nel mercato americano, che è appunto molto importante per noi, verrà sviluppato anche un maxi SUV solo per il mercato appunto USA. Però a livello globale, diciamo, dove anche l'Europa e l'Italia sono coinvolti, appunto ogni anno vedremo qualcosa di nuovo, e inizieremo appunto dal prossimo Salone di Ginevra, dove verrà svelata la nuova XV, che è un prodotto sulla quale noi punteremo molto in futuro. Della generazione precedente ricordiamo ancora le forme piacevoli e le ottime doti dinamiche, oltre alla straordinaria efficienza del suo motore a tre cilindri, uno dei primi di quella che poi è diventata una vera e propria ondata. Ora tocca alla terza generazione, che porta come novità assoluta su un'auto di questo segmento la garanzia di 7 anni. La nuova Picanto è lunga 3,60 m, esattamente come la serie precedente, ma con un passo allungato di 15 mm a tutto vantaggio dello spazio a bordo per 5 persone. A beneficiarne sono le ginocchia dei passeggeri dei sedili posteriori, dove la piccola è best in class. Al di là della funzionalità, Picanto ha un design più distintivo e sportivo. Upgrade anche in tema di contenuti. La piccola coreana è infatti più tecnologica, più confortevole e con sistemi di infotainment all'avanguardia. Esteticamente spiccano i gruppi ottici collegati dalla nuova ampia mascherina Tiger Nose, gli archi dei tassaruota maggiorati, il paraurti posteriore bicolore e un inedito profilo luminoso a LED, mentre la maggiore sportività trova la sua sublimazione nell'inedita versione GT Line, che prevede doppio scarico cromato al posteriore e cerchi in lega da 16 pollici. Interni rinnovati sono dominati dal navigatore touch da 7 pollici e soprattutto dalla disponibilità in opzione della retrocamera. La capienza del bagagliaio, migliorata del 25% rispetto alla serie precedente, raggiunge i 255 litri, con vano suddiviso su due livelli. Sul piano della sicurezza, Kia Picanto punta al top della categoria, grazie anche alle dotazioni da segmento superiore come il sistema di assistenza in salita, il controllo di trazione, gli attacchi ISOFIX per i seggiolini e il dispositivo di frenata ad emergenza automatica fino a 80 km orari. La gamma motoristica prevede inizialmente il 1000 benzina aspirato 3 cilindri da 66 cavalli e il 4 cilindri 1200 da 84 cavalli, disponibile solo in allestimento GT Line. Alla fine dell'anno quest'ultimo verrà sostituito dal più potente e inedito 1000 TGD Turbo da 100 cavalli. A giugno esordirà anche la versione AGTL. Nel corso della nostra prima presa di contatto sulle strade attorno a Barcellona, in autostrada, la Picanto ha messo in mostra la sua brillantezza ed efficienza, il tutto con un notevole livello di comfort, anche dal punto di vista acustico. Kia Picanto è in vendita con prezzi a partire da 10.800 euro. Anche nel 2017 Peugeot tenta l'assalto al mondiale Rallycross insieme al team Hansen, con l'obiettivo di conquistare sia il titolo team sia il titolo pilota. Dopo la mancata conquista del titolo nell'ultimo appuntamento della stagione 2016 in Argentina, la Casa del Leone ci riprova dunque puntando su una 208 VRX migliorata per il 2017, con due esemplari che saranno affidati al 9 volte campione del mondo rally Sebastian Loeb e a Timmy Hansen, mentre il campione europeo rallycross, nonché Rookie of the Year 2016, Kevin Hansen,
sarà al volante della versione 2016 al fine di acquisire maggiore esperienza nella categoria superiore. Le prove di rallycross si disputano su tracciati misti, 60% terra e 40% asfalto, lunghi circa un chilometro e pieni di salti. I piloti vengono eliminati progressivamente durante il weekend di gare e solo i 6 più veloci hanno accesso alla finale. È questo il difficile scenario nel quale si deve scontrare con l'agguerrita concorrenza la leggenda dei Rally Lab, reduce da una strepitosa Dakar con la casa francese, terminata alle spalle del vincitore e compagno di squadra Stéphane Peterhansel. Il francese anche quest'anno sarà dunque al via per la sua seconda stagione consecutiva nel Mondiale Rallycross, nel tentativo di aiutare la Peugeot nel difficile campionato iridato, ma portare entrambi i titoli a casa non sarà certo una passeggiata. È sempre difficile dire quanto si sarà competitivi. Abbiamo lavorato molto sulla macchina per ottimizzare tutto e vedremo, ma di certo saremo in grado di lottare per vincere e forse per il titolo. Questo è l'obiettivo. Peugeot ha sempre costruito macchine veloci e sono orgoglioso di far parte di questo team. Ora siamo insieme nel campionato del mondo e mi fido molto della macchina perché posso fare quello che voglio con lei e reagisce molto velocemente, quindi vedremo come andrà. Ho fatto molta esperienza l'anno scorso e ora cercherò di essere più aggressivo e dovrò anche essere molto costante nei miei tempi sul giro, cosa che non riuscivo a fare lo scorso anno, e spero che la nuova macchina ci aiuti anche in questo. Sono contento che Kevin sia entrato nel team perché potrò condividere con lui idee e nuove tecniche e credo sia un vantaggio per tutti che potremo spingerci a vicenda. Abbiamo gareggiato per molti anni e lavorato molto bene insieme e credo lo faremo di nuovo ora perché dobbiamo cercare di vincere il campionato. Tutti hanno lavorato duro per fare passi avanti e quindi cercheremo di vincere prima di tutto il titolo costruttori e poi di stare anche al top tra i piloti. Analogamente alla nuova Serie 5 berlina, anche la versione Touring affascina il guidatore con un esclusivo concetto di visualizzazione e di comando gestuale, innovativi sistemi di assistenza alla guida e notevoli progressi nel campo dell'interconnessione digitale. Nelle concessionarie da giugno, la nuova Serie 5 Touring è già ordinabile in quattro motorizzazioni: 530i 4 cilindri benzina 2 litri Twin Power Turbo da 252 cavalli, 540i X-Drive 3 litri 6 cilindri da 340 cavalli, 520D con motore diesel 2 litri da 190 cavalli e 530D 3 litri 6 cilindri da 265 cavalli. Con la quinta generazione della serie 5 Touring, BMW prosegue nella strada verso una guida sempre più automatizzata, introducendo il segnalatore di traffico laterale e di strada con precedenza, il Lane Change Assistant, l'assistente di mantenimento di corsia con protezione attiva anticollisione laterale e l'assistente durante le manovre di evasione da una collisione. I nuovi sistemi assistono il conducente fino ai 210 km orari. Renault Clio, che nell'anno del suo restyling
si è posizionata al primo posto tra le berline del suo segmento tra le non nazionali. Si rinnova, arricchisce l'offerta, i suoi motori benzina e diesel che vanno dai 75 ai 200 cavalli, aggiunge infatti la versione GPL Turbo. Si tratta di un motore basato sul TCE a tre cilindri da 90 cavalli, un motore che, parlando di GPL, potremmo riassumere con il piacere senza il peccato. Infatti ha tutti i vantaggi dell'alimentazione GPL in termini di contenimento delle spese di gestione. Pensate che un pieno costa appena 18 euro e consente di percorrere oltre 550 chilometri, ma non penalizza dal lato delle prestazioni. Il motore infatti è brillante, ha una coppia di 140 newton metri, divertente in città, ma assolutamente adatto anche alle lunghe percorrenze. Insomma, con Clio GPL c'è un'opportunità in più per risparmiare ma non rinunciare a nulla della brillantezza di una delle compatte più apprezzate dai giovani. Skoda ha avviato le ordinazioni delle nuove Octavia RS e Scout nelle concessionarie da giugno. I prezzi per l'esuberante RS partono da 30.400 euro, mentre la Scout parte da 30.940 euro. La RS è proposta con carrozzeria berlina e wagon, mentre la Scout è disponibile esclusivamente come wagon e in abbinamento alla trazione integrale a controllo elettronico. Octavia RS è equipaggiata col motore 2000 TDI da 184 cavalli, anche con trasmissione DSG e con trazione 4x4, mentre Octavia Scout monta il 2000 TDI da 150 oppure 184 cavalli con DSG di serie. Le principali dotazioni della RS prevedono sedili sportivi con logo RS, volante sportivo in pelle, sensori di parcheggio posteriori, assetto ribassato di 15 mm, fari anteriori e luci posteriori full LED e illuminazione ambient light in 10 tinte. Sulla Scout, volante riscaldabile e Bluetooth con ricarica wireless sono di serie. Fiat e la sua icona 500 hanno inaugurato il progetto Signora, promosso dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. L'iniziativa, che unisce musica, arte figurativa e architettura in un'unica performance live per accendere un faro sulla cosiddetta bellezza nascosta, riportando alla luce meraviglie, armonie, scorci e dettagli spesso ignorati. Protagonisti del viaggio, il cantautore Giovanni Caccamo e il pittore Giovanni Robustelli, che a bordo di una 500 toccheranno 10 località di grande fascino del patrimonio artistico italiano. Il tour è già partito da Madonna di Campiglio. Domani, 1 maggio, farà tappa ad Aosta, poi Torino, Siracusa, Carpi, Agropoli, Lerici, per arrivare infine a San Gimignano. Ruote in pista torna la settimana prossima con lo sport, le prove e tutte le news dal mondo dei motori. Nel frattempo, per essere aggiornati in tempo reale, potete seguirci su www.ruoteinpista.com e sui social network.